che oggi ha detto tra noi. Cominciamo parlando di scuola, ma non soltanto quella che riguarda insomma gli itinerari scolastici, appunto le scelte, i titoli di studio, cose del genere, ma soprattutto l'interazione tra il mondo della scuola e il mondo esterno, insomma quello della società. E allora do il benvenuto ai miei primi due ospiti, che sono Stefano Versari, che è direttore dell'ufficio scolastico regionale. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Benvenuto anche a Mirko Dondi, che è vicepresidente di COP Estense. Buongiorno, bentrovati, eccoci qua. E allora insomma un po' basta sfogliare i giornali ogni giorno per capire come il mondo della scuola sia sempre più chiamato ad interagire con il mondo esterno, insomma, sia ricevendone input, sollecitazioni, sia interpretando questi, lasciando spazio affinché appunto le nuove esigenze della società entrino all'interno della scuola e attraverso questa via naturalmente vengano assimilati sempre più dai cittadini di domani. E allora oggi siamo particolarmente contenti di poter entrare all'interno della scuola per dare prova di come certe attività che vengono condotte all'interno degli istituti scolastici appunto proiettino gli studenti di oggi già verso il futuro, verso il loro impegno di cittadini del domani. E allora chiedo innanzitutto di sottolineare appunto a Mirko Dondi come ad esempio COP Estense già dal 2010 abbia dato una propria priorità alla interazione con il mondo della scuola, dando ad esempio anche alla possibilità ai consumatori, ai soci, di intervenire nel sostegno a determinati progetti scolastici attraverso la classica raccolta punti. Un'apertura, un modo di essere partecipi, insomma, anche delle esigenze della società diretto per i consumatori. Grazie. Fatto bene ricordare la metodologia con cui noi finanziamo questi interventi nella scuola, perché non sono estranei al mondo di COP. Fondamentalmente la ricerca nostra di trovare un contesto più ampio, che non quello delle risorse della cooperativa, ma quello della partecipazione dei soci ai progetti, è un elemento essenziale del nostro stile di lavoro e di rapporto con il territorio. Per quanto riguarda la scuola, giustamente il 2010 segna un passaggio importante, ma la tradizione e l'intervento delle scuole di COP Estense direi che ormai è pluriennale. Da questo punto di vista ci siamo fatti una grande esperienza nell'educazione al consumo consapevole, in molte attività di sostegno e quant'altro. Dall'anno scorso e soprattutto da quest'anno invece iniziamo una nuova attività, che è quella di affiancamento a laboratori didattici in diverse scuole del territorio di Modena e Ferrara, ma anche della Puglia per la verità, dove stiamo facendo un'esperienza davvero importante e conoscendo la scuola da dentro e conoscendone le aspirazioni, le problematiche, le difficoltà, ma anche le grandi potenzialità che ha questo sistema formativo per quanto riguarda il nostro paese. Esatto, che cosa significa quando c'è un impegno che proviene dall'esterno e che entra direttamente all'interno delle scuole per sostenere uno sviluppo dei ragazzi, quindi una crescita, un'educazione sempre più consapevole, sempre più rivolta al loro essere cittadini, al loro essere parte poi della società nella quale entreranno a pieno titolo? Beh, significa che insegniamo e aiutiamo a crescere i nostri ragazzi nella consapevolezza che la scuola non è un mondo estraneo alla vita, che la scuola è un momento per loro formativo che li aiuta a introdursi nella società, e portare la società dentro la scuola li aiuta a crescere prima. Esatto, quindi questo è particolarmente importante. In modo particolare stiamo parlando anche di un progetto specifico che si intitola La scuola siamo noi, dal quale tra l'altro uscirà una trasmissione con il coinvolgimento del nostro Andrea Barbi, e che di fatto renderà conto di ciò che è stato condotto all'interno di queste scuole e farà sì che appunto ciò che viene elaborato venga reso noto anche al grande pubblico. Quindi La scuola siamo noi, momenti attraverso cui gli studenti entrano a pieno titolo con in rapporto a aspetti come ad esempio l'educazione civica piuttosto che l'educazione alimentare, quindi tanti aspetti volti proprio a crescere l'essere cittadino di domani. Dondi. Sì, per l'anno scolastico in corso, l'anno precedente abbiamo fatto un bando rivolgendo alle varie scuole questo invito di costituire dei progetti laboratoriali con il patrocinio tra l'altro dell'Ufficio Scolastico Regionale, che devo ringraziare per la completa e sempre disponibile diciamo attenzione che ha a questo tipo di iniziative che COP Estense propone. Ci trovassimo diciamo dirigenti
dell'elevatura che ha Gino Versari, forse la scuola andrebbe anche meglio nel paese, voglio dire. Grazie. Ecco, al di là di questo, ecco, credo che il nostro interesse sia stato quello di avvicinare il mondo scolastico proprio a questa problematica di un maggior legame con il mondo della produzione, sì, e con il territorio. Abbiamo costituito diversi laboratori didattici su tre filoni fondamentalmente. Il primo, quello appunto della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, quindi delle grandi ricchezze che ha questo territorio emiliano, ma anche quello pugliese, portando alla ribalta alcuni elementi tra l'altro professionali importanti nella scuola, la scuola professionale e la scuola di agraria, che per molto tempo erano dimenticate in questo paese, invece adesso cominciano a tornare come una grande risorsa di valorizzazione e di sviluppo per il nostro territorio e per il nostro paese. L'altro filone è stato quello legato appunto al tema del riuso, del non spreco e quant'altro. Anche lì abbiamo tre istituti che si adopereranno per mettere in mostra tra l'altro la creatività, la capacità dei ragazzi già oggi di essere pienamente inseriti nel mondo produttivo. Ci sono delle produzioni anche di abiti, di accessori, certo, che saranno oggetto poi di sfilate, insomma, cose interessantissime, sì, ma non le anticipo perché le vedremo appunto, come dicevo, nella trasmissione futura. Ecco, anche questo dà una dimensione del protagonismo, del volesserci dei ragazzi che francamente noi scopriamo sempre più ricco, forte, e che allontana qualsiasi visione pessimistica o addirittura diciamo poco coerente con la vera natura dei giovani oggi. Sì. L'ultimo filone, lo ricordava lei, quello della Costituzione, legalità e cittadinanza, che sono tre momenti importanti per la formazione dei cittadini del futuro, e quindi ritornare a discutere di questi valori, di questi elementi fondativi del nostro sistema istituzionale e anche dei diritti dei cittadini e dei doveri, ovviamente, credo sia un elemento importante da portare nella scuola. E certo, con l'aiuto appunto di tante figure, di tante professionalità che possono essere d'aiuto in questo senso. Naturalmente, insomma, in generale, seppur con qualche difficoltà o comunque sempre con un dibattito, un confronto sempre molto aperto e molto acceso, la nostra è una scuola che comunque guarda al futuro, che va avanti e che lo fa anche attraverso l'apertura a progetti di questo tipo, naturalmente. E che valore hanno, diciamo, nel curriculum di uno studente attività come quelle che vengono presentate proprio questa mattina, quindi occasioni, accorgimenti, insomma, elementi che possano arricchire il suo essere studente di oggi, sì, ma cittadino di domani, che valore hanno? Sicuramente il valore è quello di passare, lo dico con una battuta, sì, dalla cultura del lavoro, quindi dalla teorizzazione della cultura del lavoro alla cultura dal lavoro, sì, e cioè l'incontro con realtà imprenditoriale, realtà del mondo dell'impresa, dell'economia, che incontrando questo mondo i ragazzi traggono dal mondo del lavoro un elemento di forte rafforzamento culturale. Però ecco, lei prima diceva al di là delle polemiche, cioè in realtà il mondo della scuola è oggetto di attenzione e anche di polemiche sui giornali, ma perché è il mondo che interessa e che tocca tutti quanti. Assolutamente. O perché abbiamo quasi 1 milione di dipendenti, o perché abbiamo oltre circa 8 milioni di studenti in Italia, bene o male, figli, genitori, padri, nonni, siamo tutti quanti qualche esperti di scuola. Esatto. Allora siamo come gli allenatori della nazionale, tutti quanti siamo allenatori della nazionale, tutti quanti siamo i bravissimi esperti nel mondo della scuola. Però al di là di, quindi, di una qualche polemica che ci può essere, ma che è motivata anche dall'attenzione che c'è nel mondo, nella società verso la scuola, noi abbiamo un'ottima scuola. I risultati formativi dell'indagine OCSE per l'Emilia Romagna, sì, ci pongono ben sopra la media nazionale, ai vertici a livello nazionale, e ben sopra la media OCSE internazionale, ma prossimi al vertice.
È vero, lei giustamente sottolinea come credo l'ambito scolastico, così come quello sanitario, ci mettiamo anche questo, è uno di quelli che maggiormente tocca da vicino, per via diretta o indiretta, comunque tutti certo. quanti noi, quindi è giusto, forse sacrosanto che vi sia una così alta attenzione. La nostra regione da questo punto di vista fa molto bene, anche perché ad esempio, dicevamo, la scuola guarda al futuro, questa scuola guarda al futuro, lo fa anche attraverso ad esempio non so, una digitalizzazione che pian piano si sta raggiungendo, non da ultimo anche grazie al sostegno ad esempio di Coop Estense, con attività che appunto in passato hanno certo. dato una spinta ulteriore in questo senso, no? Sì, la digitalizzazione, anche su questo tema siamo a livello regionale, siamo al vertice rispetto al livello nazionale, nel senso che abbiamo avuto notevolissimi investimenti dal Ministero con i contributi significativi della Regione, e nella tragica vicenda del terremoto sì. diverse realtà private si sono impegnate per la ricostruzione e molte altre realtà imprenditoriali, soprattutto la più significativa come contributo è stato quello di Coop Estense, che con 1 milione di euro ha contribuito e ci ha permesso di ricostruire e di realizzare laboratori didattici e tecnologici per moltissime delle scuole terremotate. Chiariamo che, se non ricordo male, con Coop Estense abbiamo realizzato 52 classi 2.0, 58 ecco, sì. ma teniamo presente che l'idea non è quella di un'aula separata dalla classe nella quale vi siano le tecnologie, ma portare le tecnologie in aula per consentire nell'ordinaria e quotidiana attività didattica di potersene avvalere. Esatto, quindi non l'occasione, no. l'ora di laboratorio per sì. intenderci, ma proprio un modo nuovo, diverso, sì. assolutamente attuale, di proporre sì. l'insegnamento stesso nell'arco di tutta la giornata. Questo è un passaggio molto importante, queste classi 2.0 sono proprio rappresentate da questa peculiarità, no? Sì, tenga presente che il vero punto oggi è, grazie ai contributi dello Stato e appunto di privati, riuscire ad avere le tecnologie in classe. Ma la vera sfida oggi è che i docenti riescano a modificare la propria didattica per innovarla. Ogni tanto sento delle polemiche, sì alle nuove tecnologie, no alle nuove tecnologie. Sono sciocchezze. Io mi ricordo che c'erano analogamente quando, ho una certa età, quando cominciarono a produrre le penne a bic. Sì. Ecco, io il primo anno, mi ricordo, in primo elementare usavo ancora il pennino, in secondo la penna sfera, che sembrava un'eresia perché faceva perdere quella capacità calligrafica del tratto con il pennino. Ogni strumento fa perdere qualcosa e fa guadagnare qualche cosa, ma non è che la realtà si ferma per questo. Certo. Non è che noi andiamo tutti quanti a piedi e non usiamo le macchine, perché andando in macchina perdiamo la capacità di ambulare. Bisogna utilizzare intelligentemente i nuovi strumenti, quindi la sfida della scuola oggi è questa, utilizzare intelligentemente nuovi strumenti per la didattica. Ecco, credo che tra l'altro in questo senso la scuola svolga a pieno titolo il proprio ruolo anche rispetto a una diffusione di una cultura sempre più aperta, sempre più tecnologica, non solo per i propri studenti ma di riflesso anche sulla società, perché insomma si cerca anche di dare, bisogna dare il tempo affinché questi cambiamenti vengano compresi, assimilati e chiaramente poi realizzati a pieno. Sottolineiamo come ad esempio l'impegno di Coop Estense è partito nel 2010, all'inizio, nei primi due anni, nelle prime due edizioni si era rivolto alle scuole primarie, adesso invece si è spostato sul fronte degli istituti superiori, questo comunque avendo ben chiaro appunto il ruolo della scuola, dell'istruzione secondaria naturalmente, quindi insomma quello che stavamo dicendo proprio poc'anzi viene assolutamente riconosciuto come valore da parte di Coop Estense, no, per il proprio impegno. Certo. E questo nostro impegno fondamentalmente è rivolto nei territori dove siamo insediati, certo. a dare l'immagine concreta della possibilità di uscita anche da questa crisi, e pensare alla scuola significa fondamentalmente avere un orizzonte, un pensiero che è dedicato a quelle che sono le potenzialità e le possibilità di sviluppo di questo paese. C'è una bella immagine in un documento del Ministero del MIUR che dice che la scuola è sede delle conoscenze, mentre l'industria, il mondo produttivo eccetera è la sede dove le conoscenze vengono invece sviluppate, vengono messe a profitto. Ed è questo il punto vero, mettere insieme queste due entità, il sistema formativo e chi beneficia del sistema formativo,
è il gancio che in questo paese ha sempre fatto fatica a realizzarsi. Oggi ce n'è più bisogno di ieri, e ieri tutto sommato ce la siamo cavati bene, perché questa regione è frutto di un grande sviluppo delle conoscenze tecniche, delle scuole, che hanno dato un impulso enorme. Cioè, certo. L'Emilia-Romagna è l'Emilia-Romagna perché ha avuto una grande tradizione nel settore delle scuole tecniche. Quindi noi valorizzare questi aspetti lo facciamo proprio con questo intento, di riportare la scuola ad essere protagonista del futuro, del domani, e ai ragazzi di dare quell'elemento di speranza che la lettura dei dati ISTAT del 43% di disoccupazione invece ahimè affligge le famiglie, i ragazzi stessi, e mortifica chi sta invece costruendo per il proprio futuro diciamo un'immagine e anche un pensiero di sé che deve essere assolutamente assecondato e seguito con grande interesse. Insomma. Assolutamente, e fare ciò portando all'interno delle scuole, quindi delle classi, insegnamenti come educazione al consumo consapevole piuttosto che i valori della cittadinanza attiva, il mondo del volontariato, la partecipazione comunitaria, tutto ciò apparentemente risulta lontano dall'insegnamento scolastico, in realtà è proprio ciò che adesso caratterizza anche attraverso questa via le classi 2.0, che non sono solo classi altamente tecnologiche, ma sono classi aperte, classi volte proprio al futuro, all'essere cittadino del futuro. Quindi tecnologia e consapevolezza insieme, cultura del domani assieme. Sì, il principio è che non esiste un'idea che possa permanere se non diventa sociale. Sì. E quindi le idee, i fondamenti dell'esistenza umana devono essere socializzati, condivisi. L'importante è che, ed è questo lo sforzo che è il compito che ha la scuola, di non frammentare gli insegnamenti. Il nostro problema non è quello di dare ai ragazzi le istruzioni per l'uso su tutto, ma attraverso uno specifico insegnamento che può essere anche legato all'educazione alla salute, all'educazione alimentare, ma attraverso quello fargli comprendere che passano dei valori che hanno relazione col tutto. Sì. E quindi è questo il gioco, il gioco è la complessità, non fare dei nostri ragazzi, dei bambini obesi di informazioni, ma trasmettere in una maniera che gli consenta, anche attraverso per esempio l'educazione alimentare, di crescere in consapevolezza. Questa è la grande sfida e la grande complessità, giustamente, perché tutto ciò è quasi molto più difficile. Esatto. Insomma, quindi si chiede davvero tanto e continuamente di più alla scuola. Sottolineo, perché non è un aspetto secondario, il fatto che, ad esempio, Copestense non si rivolga a tutto ciò semplicemente, e metto il semplicemente tra virgolette, per uno spirito solidale, insomma, non è semplicemente animata dal senso di solidarietà, di partecipazione, ma di assoluta osservanza a quelli che sono i valori fondativi stessi, no, della cooperativa e della cooperazione in modo particolare. Dare importanza al sociale, sostenerlo, non è qualcosa di residuale nell'attività di una cooperativa, anzi tutt'altro. No, fa parte della natura delle cooperative. E quindi sotto questo aspetto, ecco, questo elemento dà un valore aggiunto a un'impresa che non necessariamente è migliore, ma è diversa. Sì. Questo è il primo aspetto. Diversa nel senso che si occupa ovviamente di creare un sistema produttivo, distributivo, come in questo caso efficiente, in grado di ritornare ai soci e ai consumatori una convenienza che è un elemento fondamentale per il sostegno delle famiglie, ma che anche come missione è quella di produrre nel territorio un valore aggiunto, una ricchezza, una capacità appunto di mettere insieme le popolazioni, perché così è sempre stato storicamente. Quindi è un ruolo sociale, oltre che produttivo o distributivo, che da questo punto di vista mette insieme la natura dell'impresa cooperativa. Insomma. Esatto, e non è un caso che insomma già da parecchi anni, da decenni, insomma già dagli anni 80 mi viene in mente, insomma la cooperativa fu una delle prime proprio ad impegnarsi su questi fronti, i temi ambientali, i temi dell'alimentazione, proprio tra i primi, no? Sì. I primi soggetti. Sì, sì, ormai abbiamo raggiunto centinaia di migliaia di momenti formativi, sì, di ragazzi, e che hanno segnato anche in questo caso qui una tappa importante che ha costituito da questo punto di vista anche un'esperienza di certezza e di sicurezza per quanto riguarda alcuni moduli formativi della certo, scuola. Certo.
certo. Ma credo che noi su questo è un terreno ormai consolidato, non abbandoneremo. Però questo tema appunto delle scuole superiori e anche degli altri ordini di scuole è il nostro interesse per quanto riguarda la realtà di questo territorio. Dottor Versari, chiudiamo, speriamo, con un sguardo positivo rivolto al futuro. La nostra scuola, la scuola italiana, la scuola della Regione Emilia-Romagna, ha gli strumenti, li avrà per arrivare all'appuntamento con il futuro preparata? A mio parere sì, li abbiamo, siamo una scuola forte, abbiamo bisogno di essere sostenuti dalla società come fa Coppestense, sostenuti con una credibilità rinnovata. Ogni persona, il ragazzo come l'adulto, ha bisogno di trovare, di confermare continuamente la consistenza del proprio io. È uguale, accade per le persone, accade per le società e per le comunità. La scuola ha bisogno di essere confermata nella sua consistenza. Noi abbiamo una scuola capace, abbiamo gli strumenti, siamo in una situazione di difficoltà, lo sappiamo, ma sappiamo anche muoverci anche in questa situazione di difficoltà, abbiamo bisogno di essere sostenuti con uno sguardo positivo. Esatto, e forse dobbiamo anche tutti quanti noi rivolgerci alla scuola con uno sguardo di fiducia, perché insomma il lavoro di costruzione che avviene all'interno di essa, di cultura, di educazione, di formazione, insomma riguarda in realtà anche il mondo esterno, e quindi tutti quanti noi dobbiamo sentirci davvero partecipi e attivi. Grazie davvero per essere stati con noi, per averci illustrato questa importante attività. Adesso cambiamo argomento. Anzi.